Allora, oggi vogliamo vedere le successioni divergenti, il teorema di regolarità per le successioni monotone e le forme indeterminate. Questi sono i primi argomenti. Allora, abbiamo una successione di numeri reali. E definizione si dice che la con n diverge a più infinito, oppure si scrive che il limite di a con n è uguale a più infinito se e solo se, per definizione, per ogni m appartenente a R esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è maggiore di r. Quindi questa definizione è in parte simile a quella che abbiamo già visto di successione convergente, ma ci dice che la successione diventa definitivamente più grande di ogni numero che è stato fissato in precedenza. Quindi, diventando molto grande, questo cattura il concetto che la successione si avvicina. Ok? Ora, voglio solo far riflettere su una cosa. Se io qua scrivessi per ogni epsilon appartenente a R, oppure anche per ogni epsilon maggiore di 0, qui usassi epsilon, la definizione sarebbe esattamente la stessa, perché quando scrivo per ogni è chiaro che qua la cosa è tanto maggiormente significativa quanto m è grande. Quindi se scrivessi per ogni epsilon maggiore di 0, qui epsilon sarebbe significativo quando è grande. Noi però come notazione cerchiamo di usare una notazione che più o meno rispetti quello che stiamo scrivendo, cioè usiamo epsilon quando la notazione è significativa, quando epsilon è maggiore di 0 ma piccolo. Qua usiamo m con la lettera maiuscola per dire che effettivamente la cosa è significativa quando m è grande. Però non dovete farvi trarre in inganno, cioè la notazione deve aiutare, ma in qualche modo diciamo la definizione deve essere capita a un livello più profondo, altrimenti rientriamo nel paradosso dell'etichetta, no? Che abbiamo visto nelle prime lezioni di oggi. Allora, facciamo degli esempi. Allora, un esempio, primo esempio è la successione n. Successione n, cioè la successione dei numeri naturali, è chiaro che tende a più infinito. Quindi, per n che tende a più infinito, stavolta lo scrivo per esteso, di n è uguale. Perché lo scrivo per esteso? Molto spesso uso la notazione abbreviata. Proprio per farvi capire che quando io uso l'indice qua n, da questa definizione segue che il limite della successione di numeri naturali tende a più infinito, per qual motivo? Se piglio m, sia m appartenente a r, allora prendiamo n uguale il valore assoluto, la parte intera del valore assoluto di m più 1. Allora se n è maggiore o uguale di n, implica n maggiore o uguale di n. Perché ci ho dovuto mettere il valore assoluto? Perché io m, è chiaro che non sarebbe significativo, perché se m è negativo va bene qualunque n maggiore di 0, però se io l'avessi preso negativo, per ottenere un numero qui intero positivo devo fare il valore assoluto, poi prendo la parte intera, poi aggiungo 1 e sono sicuro che n è più grande che rispetto alla definizione. Allora, questo fatto che il limite della successione dei numeri naturali
è più infinito secondo questa definizione, quindi che la successione di numeri naturali diverga, giustifica anche la notazione che noi usiamo per i limiti, limite per n che tende a più infinito, perché l'indice della successione, quando abbiamo a con n, quindi a con 1, a con 2, a con 3, l'indice della successione 1, 2, 3 cosa può fare? Può tendere solo a più infinito. Quindi diciamo la notazione n che tende a più infinito ci dice, diciamo, viene usata per rispettare il fatto che l'indice della successione diventa grande, questo sia in questa definizione che nelle definizioni precedenti. Ok? Va bene. Esempio 2. Prendiamo n quadro. Il limite per n che tende a più infinito di n quadro fa più infinito. Qua non voglio, posso benissimo rifare il ragionamento e usare la definizione, però per dimostrare che questa successione tende a più infinito posso usare il teorema del confronto. Noi abbiamo visto il teorema del confronto nella versione delle successioni convergenti. Se io voglio scrivere il teorema del confronto per le successioni divergenti, allora cosa dirà questo teorema del confronto? Lo scrivo qua perché tanto si tratta di capirlo più che di impararlo, diciamo, si tratta di capire il concetto. Allora diciamo siano A con n e B con n due successioni di numeri reali tali che, allora, prima proprietà, A con n è sempre più piccolo di B con n per ogni n appartenente a n. Seconda proprietà, limite di A con n faccia più infinito, cioè la successione sia divergente positivamente. Si dice divergente positivamente perché il limite è più infinito. Allora, qual è la tesi? Allora, il limite di B con n si fa pure più infinito. Ok? Oh, la dimostrazione di questo teorema ve la dico a parole, ma poi provate a metterla voi per iscritto a mo' di esercizio. Allora, come funziona la dimostrazione? Fissiamo un m appartenente a r qualunque. Allora esisterà un indice n tale che se n è maggiore di n, A con n sarà maggiore di n. Ma per lo stesso, diciamo, da n in poi B con n è più grande di A con n, e quindi a maggior ragione pure lui è maggiore di n. Quindi se A con n tende a più infinito, B con n che è più grande non può far altro che tendere pure lei a più infinito. Cioè veramente un rigo, questo qua non è al di là della vostra capacità, lo potete fare, lo potete fare. E allora perché n quadro tende a più infinito? È perché n quadro è maggiore o uguale di n per ogni n. Allora, questa tendeva a più infinito, quest'altra tende a più infinito. Chiaro? Ok. Quindi abbiamo un paio di esempi. Se invece voglio dimostrare, esempio 3, allora prendo A con n uguale alla radice quadrata di n per ogni n appartenente a n,
anche questa tende a più infinito, però qua non posso usare il teorema del confronto, perché se vado a confrontare, questa qua lo so che tende a più infinito, questa qua lo so che tende a più infinito, ma se la vado a confrontare con queste due, radice di a con n, scusate, radice di n è più piccola. Quindi non posso dire, non posso usare il teorema del confronto. In questo caso posso fare un ragionamento diretto. Dico sia m maggiore, scusate, sia m appartenente a R, allora prendo a con n, scusate, prendo n uguale la parte intera di m quadro più 1, che è sicuramente maggiore di m quadro. Allora se n è più grande di n, che è maggiore di m quadro, allora la radice di n è sicuramente più grande di m. Uno dice se m è negativo, era negativo, meglio ancora, questo è positivo, questo è negativo, maggiore 3, che quanto è maggiore 3. Ok? Quindi si tratta di sviluppare questi ragionamenti, di capire, allora, la definizione di successione convergente l'altra volta, di successione divergente positivamente questa volta, è una successione che implica un meccanismo, la definizione implica un meccanismo. Quindi per ogni m devo trovare un i, allora io devo seguire questo meccanismo e fare un ragionamento, se voglio controllare questa cosa. Quindi l'importante è che sviluppiate questo tipo di ragionamento. Oh, ci sono solo le successioni divergenti positivamente? No, ci sono pure quelle divergenti negativamente. Cioè adesso diamo un'altra definizione. Oh, qua se ci mettevo m appartenente a R oppure m maggiore di 0, la definizione, questa è una questione di gusti, può cambiare da libro a libro. Non cambia. Chiaro? La definizione è esattamente la stessa, perché è chiaro che se io riesco a soddisfare questa definizione con un numero positivo, la posso soddisfare anche con tutti gli m negativi. Se da un certo, se definitivamente è maggiore di 3, è definitivamente maggiore di meno 5, di meno 7, di quello che può. Ok, allora l'altra definizione, prendiamo a con n successione di numeri reali, si dice che la successione diverge negativamente e si scrive il limite di a con n uguale meno infinito se e solo se, per definizione, per ogni n appartenente a R esiste un indice n tale che se n è più grande di n, allora a con n è minore di m. Stavolta la cosa sarà significativa quando n è molto piccolo, cioè molto negativo, per esempio meno 100, meno 200, meno 1 milione, meno 1 miliardo. Più è piccolo m, piccolo, diciamo, non piccolo in modo assoluto, diciamo, più è negativo m, più è difficile da soddisfare quella condizione. Ovviamente qua, se io scrivessi per ogni m maggiore di 0, potrei usare una definizione equivalente, però qua dovrei scrivere a con n minore di meno m. Allora, diciamo, questa scrittura sembra un po' diversa dalle altre, ma se ci riflettete è esattamente questa scrittura equivalente a questa. Perché? Perché se io mi voglio, diciamo, voglio fissare le idee, per me gli m li voglio prendere solo positivi, qua la definizione è significativa, diciamo la condizione è significativa quando il numero è molto negativo, e per ottenerlo molto negativo ci metto il meno davanti. Chiaro?
Quindi esercitatevi un po', prendeteci un po' di tempo a capire perché questa riga e questa riga sono equivalenti, e provate anche a metterlo per iscritto, perché una cosa, cioè, vabbè, l'ho capito, però se non l'hai capito bene, se non lo sai ripetere, non l'hai capito. Ok, quindi noi adesso abbiamo le successioni convergenti, le successioni divergenti e poi abbiamo le successioni che non fanno nulla, perché la, se prendete per esempio la successione meno 1 alla n, quella che abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate era limitata. Ovviamente una successione che diverge non può essere limitata, c'è scritto nella definizione. Questa non è limitata dall'alto e quest'altra non è limitata dal basso. Se deve divergere, come fa a essere limitata? Si vede dalla definizione. Provate a scriverlo anche questo per esercizio. È banale, ma. Quindi la successione meno 1 alla n, uno dice vabbè, quella non convergeva perché magari divergeva, no. Quella là non converge né diverge. Una successione che non converge né diverge potremmo dire che oscilla, per esempio, ma non è importante dare una definizione, diciamo, dare un nome in questo caso. L'importante è sapere che ci sono delle successioni che convergono, delle successioni che divergono positivamente, delle successioni che divergono negativamente, e poi ci sta il mare magnum di tutte le altre successioni che non fanno nulla di tutto ciò. È chiaro fino a qui? Ok. Adesso andiamo a vedere il teorema di regolarità delle successioni monotone. Dobbiamo prima dare la definizione di che cosa sia una successione monotona. Allora, prendiamo una successione come al solito, A con n, una successione di numeri reali. A con n si dice monotona. L'accento va sulla seconda O, sulla terza O, monotona. E adesso vediamo di che tipo, ci sono quattro tipi. Strettamente crescente, se e solo se, per definizione, A con N è minore di A con N più 1 per ogni n. Si scrive così, A con n, e si mette una freccia che va verso l'alto. Quindi una successione si dice strettamente crescente quando i valori crescono. Allora, quando l'indice cresce, i valori della successione crescono strettamente. Non decrescente, invece di dire non decrescente si può anche dire debolmente crescente, se e solo se per definizione A con n è minore o uguale di A con n più 1 per ogni n, si scrive A con n una freccia che va verso destra in alto.
quindi stavolta il valore della successione crescono lo stesso, però non siamo sicuri che a ogni, che a ogni incremento dell'indice il valore cresca in maniera diciamo aumenti, potrebbe anche rimanere uguale o quasi, potrebbe usare debolmente crescente. Si può usare anche il termine crescente, però il termine crescente è ambiguo, perché crescente potrebbe essere sia strettamente crescente che debolmente crescente. Allora, il problema è che per molti testi crescente può significare debolmente crescente. Per qualche testo crescente significa strettamente crescente, perché dicono crescente e strettamente e debolmente crescente per risparmiarsi la parola strettamente, quindi a quel punto diventa ambiguo. Perché uno dice, vabbè, ma il mio testo dice così, e quell'altro dice, ma il mio dice colà. Basta intendersi. Allora, io qua perciò ho messo due scritture che sicuramente sono non ambigue. Strettamente crescente può significare solo minore stretto, e non decrescente può significare solo minore uguale. Però potreste incontrare altre scritture. Dal contesto si capisce se corrisponde al minore o al minore uguale. Poi abbiamo strettamente decrescente, se e solo se per definizione a con n è maggiore di a con n più per ogni n, che si scrive così. Mettiamo non crescente, se solo se per definizione a con n è maggiore o uguale a con n più per ogni n. Ok? Va bene. Anche qua, invece di dire non crescente, potremmo dire debolmente decrescente. Allora, con queste definizioni abbiamo il seguente teorema. Di regolarità delle successioni monotone. Ovviamente il teorema lo enuncio per le successioni non decrescenti, poi un analogo teorema, se vuoi ti puoi spostare, Allora, dicevamo, il teorema di regolarità delle successioni monotone, ovviamente lo enuncio in questo caso, un analogo teorema funzionerà nel caso delle successioni non crescenti. Allora dico, sia a con n una successione monotona non decrescente. Allora se a con n è limitata superiormente, esiste il limite di diagonale n che è uguale all'estremo superiore dei valori di diagonale n al variare di n, che è uguale all'estremo superiore di questi insiemi qua.
diciamo invece se la successione non è limitata superiormente, il limite degli con n qua è più infinito. Quindi una successione monotona non decrescente, quindi i valori stanno crescendo, ha sempre limite secondo le definizioni che abbiamo dato. L'unica differenza può essere se è limitata, per esempio sappiamo che è minore o uguale di 10, che succede? Che deve succedere? Che il limite deve esistere finito, quindi deve essere un numero reale secondo la definizione dell'altro ieri, e quindi sarà non superiore a 10. Se invece la successione non è limitata superiormente, la successione ha limite, ma questo limite è più infinito, cioè la successione diverge. Ok, andiamo a fare la dimostrazione. La dimostrazione la faccio sull'altra lavagna. Allora, facciamo il primo caso. Poi. Allora, primo caso. Caso. Questo qua. Allora, noi sappiamo che a con n è minore o uguale di a con n più 1 per ogni n appartenente a n. Poi sappiamo che esiste m appartenente a r tale che a con n è minore o uguale di n per ogni n appartenente a n. Allora, innanzitutto se vado a fare l'estremo superiore dell'insieme dei valori degli a con n al valore di n appartenente a n, questo esiste, finito, ed è minore o uguale di n. Per quale motivo? Se vi ricordate, abbiamo detto, allora questo insieme non è vuoto, perché è l'insieme di elementi della successione, è limitato superiormente, quindi l'estremo superiore esiste finito ed è il minimo dei maggioranti. Ma m è un maggiorante, quindi l'estremo superiore, che è il minimo dei maggioranti, è più piccolo di m. Se vi ricordate la definizione di estremo superiore, funziona. Adesso cosa so? Prendiamo, diciamo, sia epsilon maggiore di 0. Andiamo a prendere lambda meno epsilon. Lambda meno epsilon è minore di lambda. Quindi lambda meno epsilon non è un maggiorante, perché se vi ricordate lambda è il minimo dei maggioranti di questi insieme qua. Lambda meno epsilon non è un maggiorante della successione. E dunque esiste un elemento della successione più grande di lui, quindi esiste ni appartenente a n tale che
A con I è maggiore di lambda meno Y. Però noi cosa sappiamo? Che la successione è monotona, quindi A con I è più piccolo di A con I più 1, che è più piccolo di A con I più 2, che è più piccolo di A con I più 3, ma in ogni caso tutti gli elementi con un indice più grande di I sono tutti quanti minori di lambda. Oh, questo per ogni n maggiore o uguale di n. Per quale motivo? Se n è più grande di n, io quando vado a scrivere questa catena di disuguaglianze, qua ci devo mettere i puntini, a un certo punto arriverò a n, a n. Però anche A con n, essendo un elemento della successione, è comunque più piccolo di lambda, perché lambda era un maggiorante della successione. Più piccolo dei maggioranti, ma sempre un maggiorante. A sua volta lambda è più piccolo di lambda più epsilon. Quindi io cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è più grande di n, A con n è compreso tra lambda meno epsilon e lambda più. Se vi ricordate la definizione, questo significa quindi limite di A con n vale esattamente lambda. Okay. Andiamo a fare il caso 2. Il caso 2 è ancora più facile. Per ogni m appartenente a R esiste un indice n tale che A con n sia maggiore di m. Per quale motivo? La successione non è limitata superiormente, quindi io fisso m non può essere un maggiorante, ci deve stare un elemento della successione più grande di lui. Questo cosa mi dice? Che se n è più grande di n, allora A con n è maggiore o uguale di A con n, che è la maggiore di m. Cioè da questo segue che se A con n lo prendo come indice più grande di n, ovviamente siccome la successione cresceva, A con n sarà maggiore di A con n e quindi sarà a sua volta più grande di m, che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Se prendete la definizione di stamattina, questo mi dice che, anzi scriviamolo esplicitamente, quindi il limite di A con n è uguale a più infinito. Bene? Quindi sostanzialmente come sono fatte le successioni monotone non decrescenti? A ogni incremento dell'indice o crescono o rimangono uguali, quindi tendono a crescere, però se sono limitate dall'alto, quindi se c'è un tetto che non possono sfondare, devono tendere a un limite. Ora, se il tetto che non possono sfondare è 10, non vuol dire che il limite sia 10, perché quello è un maggiorante. Il limite all'estremo superiore, che è il minimo dei maggioranti, potrebbe essere 7. Ok? Però noi, dal fatto che ci sia un tetto che non possono sfondare, sappiamo che il limite ci sta ed è finito. Se invece non sono limitate superiormente, quindi che vuol dire? Vuol dire che crescono oltre ogni numero prefissato, e questo che vuol dire? Vuol dire che la successione è divergente positiva, e quindi una successione che cresce ha solo due comportamenti possibili: o se ne va più infinito o tende a un limite. Allora, per esempio, la successione che abbiamo visto l'altro ieri, 1 più 1 su n alla n, noi abbiamo dimostrato, facciamolo qui l'esempio,
1 più 1 su n alla n è una successione monotona strettamente crescente, ma inoltre sappiamo che 1 più 1 su n alla n è minore o uguale di 3. Ok? Cosa possiamo dire? Che il limite di questa successione esiste ed è finito. Esiste ed è minore o uguale di 3. Poi in realtà non sarà 3, sarà più basso. Lo chiamiamo E e abbiamo scritto l'altro 8, 2,718. Ok, e la successione monotona crescente è limitata dall'alto. Dici, ma è limitata dal basso? Non serve, limitata dal basso è ovvio che è una successione monotona, non monotona crescente, monotona non decrescente. Chi è che la limita dal basso? Il primo è l'elemento, quella sale, il primo elemento è più primo. Ok? Ovviamente il teorema della regolarità delle successioni monotone vale anche per le successioni non crescenti. Allora, come funzionerà? Se la successione non è crescente, che succederà? Quindi la successione tende a scendere. Secondo voi che succede? Ci sono due casi possibili. O la successione è limitata inferiormente, quindi c'è l'estremo inferiore, e in quel caso il limite è uguale all'estremo inferiore, scende, 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 l'estremo inferiore per esempio è uguale a meno 3, il limite è uguale a meno 3. Se invece non è limitata inferiormente, il limite quanto farà? Meno infinito. Quindi una successione che sale o se ne va, in ogni caso se ne va all'estremo superiore. Per quale motivo? Se vi ricordate, l'estremo superiore di un insieme non limitato superiormente lo ponevamo a più infinito. Quindi quando abbiamo scritto questo, beh, qua era la dimostrazione, abbiamo cancellato il lo posso riscrivere qua, possiamo scrivere così che se A con n è monotona non decrescente, allora il limite di A con n è uguale all'estremo superiore di A con n. Scriviamo così, anche qui è un'abbreviazione, sarebbe l'estremo superiore dell'insieme degli A con n tale che n appartenente a n. Però così è tutto. Se invece la successione è monotona non crescente, allora il limite a chi sarà uguale? Abbiamo appena detto a chi? All'estremo inferiore. Quindi se l'estremo inferiore fa meno infinito, la successione non è limitata inferiormente, il limite fa meno infinito. Se invece l'estremo superiore fa l'estremo inferiore è finito, il limite sarà. Se la successione è limitata inferiormente, il limite sarà. Va bene? Oh, fino a qua penso che non ci siano grandi dubbi. Ora vediamo un po' ci ore sono, se riusciamo a fare qualche altra cosa, se ci abbiamo un quarto d'ora. Nel dimostrare questo teorema abbiamo usato
le cosiddette proprietà caratteristiche prendete un insieme, vale la pena di enunciarle. A parte, però in realtà è giusto come in promemoria perché il ragionamento è immediato. Allora, prendiamo un sottoinsieme E di R. Quando è che l'estremo superiore di E è uguale a lambda numero reale? Se vi ricordate, questo vuol dire che E deve essere limitato superiormente e lambda deve essere il minimo di maggioranza. E non vuoto, eh? Allora, la prima proprietà è che x sia minore o uguale di lambda per ogni x appartenente a E. E la seconda proprietà è che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste x appartenente a E tale che x sia maggiore di lambda meno epsilon. Per quale motivo? Questo deve essere, abbiamo detto, il minimo di maggioranza. Quindi questa proprietà mi dice che lambda è maggioranza. Questa proprietà mi dice che lambda, appena scendo sotto a lambda, lambda meno epsilon non è maggioranza. Quindi il minimo di maggioranza è lambda. E viceversa. Se vale questa proprietà, sicuramente lambda è maggiorante e lambda è minore. Viceversa, se lambda è l'estremo superiore, chiaramente è un maggiorante e chiaramente lambda meno epsilon. È un ragionamento proprio semplicissimo, lo potete fare. Invece, estremo superiore di E fa più infinito se e solo se per ogni m esiste x appartenente a D tale che x è maggiore. Quando è che fa infinito? Quando l'insieme non è limitato. Questo è un, praticamente è un mettere in bella forma cose che già sappiamo, però vale la pena. Se ci fate caso, noi abbiamo usato queste proprietà perché quando siamo andati a dimostrare abbiamo usato la successione, diciamo, la definizione di estremo superiore della successione monotona nel caso in cui fosse per esempio limitata superiormente, abbiamo detto per ogni epsilon esiste a con n, a con n tale che a con n sia maggiore di lambda meno epsilon. Cioè, questo deve essere per forza, appunto, lambda meno epsilon non è maggiorato. Non è, diciamo, era più piccola. Quali sono le proprietà caratteristiche dell'estremo inferiore? Ma queste le scrivo anche se in realtà potreste scrivere da soli. L'estremo inferiore di E è uguale a lambda, chiamiamolo lambda piccolo appartenente a R, se e solo se. Qual è la prima proprietà? Vediamo un po'. Chi è l'estremo inferiore? L'estremo superiore è il minimo dei maggiori. L'estremo inferiore? Il massimo dei minori. Quindi? Maggiore? Questo ci dice che lambda piccola è un minorante. L'altra? Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste x appartenente a t tale che x minore di lambda. X minore di lambda piccola. Invece l'estremo inferiore fa meno infinito se e solo se per ogni n esiste un x appartenente a E tale che x minore per ogni n meno n. Ok, vabbè, queste qua vale la pena di scriversele una volta così uno le, come dire,
inquadra nel quadro generale. Ok? Oh, adesso dove vengono i problemi? I problemi nascono nel momento in cui noi cerchiamo di estendere le proprietà algebriche dei limiti alle successioni divergenti. Qua nascono i problemi. Perché nascono questi problemi? Innanzitutto perché dobbiamo fare il caso in cui le successioni che andiamo a fare, somma, prodotto, eccetera, possono anche divergere. Chiaro? Allora, per fare questi, per trattare questi casi, appunto, abbiamo aggiunto due simboli, più infinito e meno infinito. Allora, per prima cosa, prima di fare ogni ragionamento sulle successioni, andiamo a parlare di retta reale ampliata. Chi è la retta reale ampliata? Allora, la retta reale ampliata a volte si indica con R con la barra sopra, non è altro che R unito a questi due simboli speciali, meno infinito e più infinito. Allora, questo è un insieme ordinato perché per noi meno infinito è sempre più piccolo di x, che è sempre più piccolo di più infinito per ogni x appartenente a r. Diciamo, i confronti tra i numeri reali rimangono quelli di qui. Quindi più infinito è il più grande di tutti nella retta reale ampliata. Ovviamente noi la retta reale ampliata non è che la possiamo disegnare, perché poi abbiamo più infinito qua e meno infinito qua. Più infinito è più grande di tutti i numeri reali, meno infinito è più piccolo di tutti i numeri reali. Però non è una... ce l'immaginiamo più che disegniamo un elemento che sia più grande. Oh, qual è il problema? Che questo insieme qua non è un corpo, cioè non si possono dare le stesse proprietà algebriche coinvolgendo gli infiniti. E qual è il motivo? Quanto fa più infinito più 5? No, non fa più infinito. Quando dite che più infinito più 5 fa più infinito, quello è l'abbreviazione di un teorema che vedremo oggi stesso più avanti. Ma non fa più infinito, perché altrimenti vi dimostro subito che viene un assurdo. Allora, più infinito più 5 fa più infinito. E chi è l'opposto di più infinito? In un campo ogni elemento deve avere l'opposto. Chi può essere l'opposto di più infinito? Meno infinito. Allora aggiungiamo meno infinito più 5 uguale meno infinito più infinito. Posso aggiungere la stessa quantità a sinistra e a destra? L'uguaglianza rimane valida, ma questa qui, grazie all'associatività, me la posso fare così. Quanto farà meno infinito più infinito? Zero. Ah, fa 0. Allora ottenete che qua viene 5 e qua viene 0. Non si può fare la somma e il prodotto con gli infiniti, non si possono fare in maniera tale da rispettare le proprietà di campo. Non so lo fa, è impossibile.
Quindi, tra l'altro qua avete, avete fatto ben più di un volo pindarico, perché quando diciamo che più infinito più 5 fa più infinito, ha un senso, avrà un senso ben preciso, significherà che se una successione tende a infinito, l'altra successione a più infinito, l'altra successione tende a 5, la successione somma tende a più infinito. Ma non significa che l'operazione più infinito più 5 si possa fare. Ma poi, ammesso anche che vogliamo dare un senso a questa operazione, non possiamo dire che l'opposto di questo è di più infinito e meno infinito. Perché? Perché altrimenti vedremo che quando una successione tende a più infinito e un'altra successione tende a meno infinito, quella non era, diciamo, la somma non tendeva a zero. La somma è una forma indeterminata. Vedremo che la successione somma può fare quello che gli pare, può convergere, può divergere, può non convergere, può... Chiaro? Quindi fate attenzione. Qua questi simboli sono comodi per fare determinate cose, ma non ci possiamo fare tutto. Per esempio, non ci possiamo fare le operazioni. Possiamo fare solo determinate operazioni in determinati contesti con un significato ben preciso. Quindi, certo, scriveremo più infinito più 5 alla più infinito, ma non significa che io stia facendo questa somma. Significa che se avrò una successione che diverge positivamente o una funzione che diverge positivamente, e se avrò una successione, una funzione che converge a 5, la successione, funzione, somma divergerà pure positivamente. È chiaro questo fatto? Vi deve essere scolpito nel cervello. Ok. Allora, facciamo solo un lemma e poi ci fermiamo. Facciamo un... Manca ancora 2 minuti, quindi. Lemma. Prendiamo A con N e B con N, due successioni di numeri reali. Poi supponiamo che il limite di A con N sia più infinito. Supponiamo che B con N è limitato inferiormente. Allora, il limite della somma, della successione somma, fa più infinito. Allora, vedete? Anzi, la dimostrazione la faccio dopo la pausa, però voglio discutere soltanto l'enunciato. Allora, ce ne abbiamo una che diverge positivamente. Qual è l'unico comportamento che può mettere in pericolo questo fatto, cioè il fatto che la successione somma diverga positivamente? Posso avere problemi solo se B con N non è limitato inferiormente. Cioè, questa se ne va infinito, ma alcuni dei B con N potrebbero andare a meno. Allora potrei avere problemi. Altrimenti, se questo non succede, se B con N per esempio è maggiore o uguale di meno 1000, la somma, la successione somma, sicuramente diverge positiva. Che è la dimostrazione auricola, facciamo dopo la parte.